Fare un nucleare era quasi un sogno, ma tornandoci dietro, mio cugino mi ha ucciso a 29 di fila. Pezzo di merda. Adesso ve lo faccio vedere. Sei mai stato fidanzato o lo sei per adesso? Sul mio canale siamo ritornati in un altro Fuck You Time Answer Ched. Ho deciso che i Fuck You Time da oggi poi si chiamano Answer Ched. Prima di iniziare questo video vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram Ceduzzo YT. Vi aspetto lì su quel gruppo, quello possiamo dire è il metodo più diretto con cui parlare con voi. Quindi vi aspetto sul gruppo Telegram e su Instagram, seguitemi su Instagram sempre Ceduzzo YT. E vi ricordo innanzitutto di lasciare una domanda qui sotto nei commenti. Prima domanda ce la fa xxdarklink349. Hai mai fatto una nuclear su Call of Duty? cc300gamer ha commentato: bella chicco! Quando ho iniziato Call of Duty sul mio canale, che è proprio il gioco con cui ho iniziato proprio YouTube, fare un nuclear era quasi un sogno. Finché dopo un paio di mesi che portandolo sul canale, giocandolo ogni giorno, smadonnandoci dietro, e c'è gente che ci smadonnava veramente dietro, circa un paio di mesi mi sono messo in testa che dovevo fare un nuclear. Ho provato varie volte a fare un nuclear su questo gioco, ma non ce l'ho fatta. Addirittura ho caricato un video dove mio cugino mi ha ucciso a 29 di fila ed era una nuclear col brecci. Per dirvi con quale arma stavo per fare un nuclear, era proprio una partita dove c'erano solo e solamente giocatori con punteggio al minuto da 70 in giù. Quindi praticamente il nuclear era fatto. È dovuto arrivare lui ad uccidermi al 29 di fila. Che se ora io andrei a vedere quel video adesso, l'unica cosa che mi verrebbe in mente è quella di buttarmi dal balcone. Vedrete, potete contare come proprio a 29, quando proprio stavo per sparare per il 30, lui mi ha ucciso. Pezzo di merda. Do IK56 o Dolk56, non so se quella L è una I o una I è una L. Vabbè, gioco preferito, l'abbiamo parlato proprio ora, Call of Duty. La prossima domanda ce la fa, scusate perché qua voglio che i miei video siano santificati. La prossima domanda ce la fa Mattia Magia, ci dice: come si chiama il tuo cane? Questa va anche a rispondere anche alle altre domande sotto il video del contest. Molti mi hanno chiesto se avessi un animale domestico e come si chiamasse. Adesso ve lo faccio vedere. Oh, you touch my tra-la-la. Il cane, anzi la cagna. Aspettate che la chiamo, c'ho pure il richiamo. Luna, ai attenti, la devo andare a prendere per forza. Eccola qua. Lei si chiama Luna, non si chiama Marte, non si chiama Saturno, non si chiama Sole, si chiama Luna. Dillo che ti chiami Luna. No, non te lo mangio il microfono però, perché è solo questo. Se poi mi mangi questo, vuoi cantare con me? Canta con me. Vincerò, vincerò. Che cazzo fai? Non mi laccare dietro. Grazie per la tua partecipazione. Puoi andare a cagare in mezzo alla stanza. Prossima domanda. Mega Run Colon, quanti anni hai? La domanda mi è venuta alla cazzo. Questa domanda l'ho detto pure in quello precedente. Ho 19 anni. Ho capito che è difficile capire, perché è nuovo di questo canale, quale età io abbia. Come 19 è la quantità di un'altra cosa. Oh, you touch my tra-la-la. Ma che hai capito? Gli iscritti per arrivare a 1080 iscritti. Arriviamo invece alla grandissima domanda, quella per cui voi avete cliccato e visto questo video. Ce la fa Nicola Amato. Ceduzzo, sei mai stato fidanzato o lo sei per adesso? Innanzitutto non sono stato fidanzato né lo sono per adesso. Tante volte per chi si fidanza per la prima volta, questi tipi di fidanzamenti è come se trasformassero il maschio della coppia. Adesso vi spiego. Se da fidanzato dico: mi mangio l'insalata con ragù, crepi l'avarizia, ci metto pure uno spicchio di speck. Da fidanzato invece, quando l'uomo da leone diventa coniglio, cioè che si addolcisce, potrei dire: mi mangio l'insalata con cetrioli, è bello. Anche perché se mi dovrei fidanzare io, mi andrei a mangiare tutte e due le insalate, perché sì, sono magro e ne ho bisogno. Viva l'autolesionismo. Questa risposta non ha senso. E se vi domandate, sì, certe volte mi prendo per il culo da solo. La prossima domanda, che possiamo dire è quasi connessa a quella prima, ce la fa The Strong Gamer, che ci dice: quando è stato il tuo primo bacio? Il problema è che il mio primo bacio non so se si può definire bacio, ma è avvenuto alle elementari. Cioè, non so se è avvenuto veramente, ma io mi ricordo che è successo qualcosa alle elementari. Vabbè, alle elementari siamo bambini, non si capisce niente, siamo ingenui, si fa di tutto e di più. Però sta di fatto che è successo alle elementari. Dalle elementari in poi ho deciso che la mia vita sarebbe stata single. Però se si presenta Belen davanti, alzo le mani, alzo i piedi e alzo pure qualche altra cosa. Vabbè ragazzi, spero che questo answer chat vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, come dice l'omino che trovate ovviamente
quasi tutti i miei video. Lasciate un mi piace, perché questi mi piace mi fanno capire che vi piacciono questi video. Vi ricordo soprattutto di seguirmi su Instagram, c'è DuzzoYT, e soprattutto di entrare sul gruppo sul Telegram, sempre c'è DuzzoYT. Trovate come sempre tutti i link in descrizione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Qui da Voce di Duzzo è tutto. Stay angry, stay Cedux. E non mi venite a dire che ho copiato, perché non ho copiato nessuno. Un anno è passato, un anno fa, dove tutto ebbe inizio da una semplice cameretta, dove gli strumenti necessari non erano altro che un telefono attaccato a un